5 minuti e si parte. In testa ci saranno i capi gita dei piccoli. Giornata all'insegna oggi della mobilità sostenibile. È una giornata che si svolge in tutta Italia durante il mese di maggio e si estende anche fino ai primi giorni di giugno, che coinvolge oltre 20.000 diciamo, scuole della città, della nazione. Noi quest'anno siamo stati un po' temerari, diciamo, abbiamo aggiunto alle solite scuole elementari, anche abbiamo coinvolto tutte le scuole medie della città di Lecce per diciamo, diffondere sempre di più l'uso della bicicletta, soprattutto nei percorsi passa scuola. Quindi oggi è una giornata diciamo, di festa, soprattutto per i bambini, infatti abbiamo i capi gita che sono dei bambini che faranno vedere a tutti gli altri diciamo, studenti che è possibile, anche con l'aiuto magari delle amministrazioni comunali che si preoccupano di mettere in sicurezza i percorsi, raggiungere le scuole in bicicletta. Un'iniziativa di assoluto interesse, perché lavorando con i bambini, insieme ai bambini, in verità poi si lavora anche con i grandi, con i propri genitori. Per noi è fondamentale che si sviluppi sempre di più questa cultura della mobilità sostenibile, della mobilità in bicicletta, nelle città ma non solo nelle città. Una città a misura di bici, a misura di persone, di bambini e di adulti è una città sicuramente più gradevole. Tutto questo fa bene all'ambiente, fa bene alla salute psicofisica, fa bene a chi come noi crede in un turismo in cui la qualità della vita è un valore e in cui peraltro i percorsi in bicicletta sono sempre più richiesti, sia che si parli di percorsi di bicicletta in città ma anche attraverso proprio le campagne o attraverso addirittura degli itinerari che attraversano l'intera Puglia. Sono sempre di più i turisti che ci chiedono questo, sono sempre di più i turisti che vengono con le loro bici o cercando servizi in questa direzione, ed è un segmento che sono assolutamente convinta, anche grazie a questi nuovi collegamenti low cost che ci collegano con il centro Europa e con il nord Europa, dove ci sono dei mercati particolarmente interessati a questo tipo di turismo, aiuterà il Salento, la Puglia tutta a crescere ulteriormente da un punto di vista turistico. Che da oltre 5 anni e avviato tutta una serie di iniziative, non ultima quella di organizzare le escursioni in bicicletta in città dei gruppi scolastici. Noi abbiamo avuto un gruppo di San Giorgio Lucano, provincia di Matera, che con le loro insegnanti sono venuti qui a Lecce usando i mezzi pubblici e usando anche la bicicletta messa a disposizione dall'associazione. Per tutto il giorno loro hanno girato la città con entusiasmo e con interesse, evitando di essere trascinati anche in modo passivo da un monumento all'altro. I ragazzi interessantissimi hanno detto che loro ritorneranno e noi come associazione ci stiamo attrezzando per poter accogliere nel migliore dei modi questi gruppi sin da settembre-ottobre del prossimo anno, anche perché dobbiamo invertire una tendenza, cioè il viaggio di studio delle scuole non deve essere fatto a conclusione dell'anno scolastico, ma deve essere una situazione iniziale sulla quale costruire anche un programma di studio per le scuole. Quindi noi da settembre-ottobre insieme con l'APT faremo, insieme anche con degli operatori turistici leccesi, faremo un pacchetto per accogliere i ragazzi che vorranno visitare la città di Lecce e la provincia di Lecce a cavallo delle bici. Quindi un'esperienza innovativa, un'esperienza di grandissimo interesse che sta lasciando per coloro che già l'hanno fatto uno strascico interessantissimo. Ora noi qui abbiamo anche noi qui la presenza non solo del sindaco dei bambini della città di Lecce, ma anche dell'assessore, il dottor Fulvio Lecciso, al quale io lascio la parola prima di chiudere in bellezza con il sindaco dei ragazzi.
Grazie Valentino, arrivo con un po' di fiato perché non sono abituato alla bicicletta, però ci vorrebbe davvero tutti i giorni. Niente, io ti ringrazio per questo invito, ma soprattutto per l'attenzione e la sensibilità che tu stai rivolgendo a questo sport meraviglioso che appassiona un po' tutti, grandi e piccoli. È un percorso educativo anche questo, che coinvolge il nostro Consiglio Comunale dei Ragazzi, e di cui siamo veramente fieri ed orgogliosi. Io credo che lo sport comunque espresso da una parte riesce a comunicare e ad esprimere quella immaginazione, quella fantasia, quella creatività che ciascuno di noi, soprattutto nei nostri ragazzi, ma anche il modo per aggregare, un modo come un altro per confrontare diverse sensibilità, diverse culture, diversi momenti della vita di tutti i giorni dei nostri ragazzi, per cui non posso che esprimere un grazie davvero per questa giornata magnifica, cui sicuramente ne seguiranno delle altre, e mi augurerò sempre di partecipare. Grazie. Io ringrazio l'assessore con il quale abbiamo nelle scuole elementari condiviso il banco e ci ritroviamo dopo tanti anni sugli stessi percorsi, quindi abbiamo la stessa cultura ambientale, la stessa cultura del rispetto dell'altro. E diamo la parola al nostro sindaco. Grazie, io ringrazio l'associazione FIAB per aver realizzato queste iniziative e ringrazio l'assessore Lecciso per aver permesso di poterle realizzare. Secondo me queste iniziative sono molto educative sia per gli adulti sia per i ragazzi, perché sin da ragazzi appunto iniziano ad usare la bicicletta e a comprenderne la grande utilità, sia perché ci permette di non usare troppo l'auto perché, come abbiamo visto, provoca seri problemi ambientali come ad esempio l'effetto serra oppure il buco dell'ozono, sia perché permette di sviluppare il nostro corpo, perché oggi la società è molto diversa da un po' di tempo fa, perché oggi i ragazzi sono molto attaccati ai videogiochi, invece molti anni fa uscivano fuori e giocavano e perciò spendevano molta energia e si mantenevano in forma. Perciò oggi la bicicletta ci permette anche di mantenere in forma il nostro corpo e di non sviluppare troppo peso. Grazie. Bravo. Andiamo, dai. Ma perché scendo ogni volta?